barca davanti. C'è una barca davanti. Spazio Valdrache! No. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco, passione Barca Remi. Barca nell'arcibelago delle sirene e delle tartarugone. Sono in Grecia, nell'isola di Zante, insieme a Paolo e Debbie, vittime sacrificali. Ciao. Lascio. Vabbè, farò testamento dopo. Allora, praticamente abbiamo noleggiato questa barcarola, questa bagnarola, e fino a guidato Paolo. È stata un'esperienza. È vero. Ha avuto paura di morire, ma questa esperienza la supereremo, perché ora voglio provare a guidare io. Voglio provare a guidare e vedere cosa succede. Spoiler, qua non serve la patente. Ragazzi, sono le regole, io non sono nell'illegalità. Se mi volete arrestare in Italia, mettetemi in fila, perché c'è già tanta gente che mi vuole arrestare. Non so come si fa. Infatti, allora, prima cosa togliere un'ancora. Togliere l'ancora. Ah, l'ancora. Che tu acceleri e ci ammazziamo. Ma come, non bastava l'outfit perfetto per fare... Allora, devo togliere l'ancora, raga. Ma tra l'altro avete notato le grotte delle Galapagos? Stiamo togliendo l'ancora. Leva l'ancora, il sommozzatore. Leva l'ancora. Diciamo... Non basta dire leva l'ancora. No. Quindi adesso mandiamo un attimo la mia controfigura a scagliarla. Quindi fate finta che sia io questo. Sono io, bacione. Senti. Oh madonna. Oh no. Finito male. Sentite, adesso faccio un commentario da sotto, perché sto parlando sott'acqua. Oh Maria. Oh signore, è una possessione di Maria. Non vorrei che... Ce l'hai fatta? No, bolla. Allora, cambio programma, qua che c'è la pescheria in atto, ci stanno venendo già a prendere i pesci perché vogliono mangiarci, stiamo cercando di spostare la nave con l'ancora giù, ma i pesci, raga, vi giuro, sono già venuti a prenderci perché hanno capito che affonderemo, molto bene. Vada, molto bene, non andiamo indietro, siamo bloccati. E te pareva che quella volta che volevo guidare. E raga, ho paurissima. Raga, ho il terrore. Vado. Non possiamo spostarci, addio, raga. Aiuto. Ce l'hai. Ci siamo disincagliati appena in tempo. Oh signore, appena in tempo. La vista brutta, Sì, infatti. Grazie per non aver commesso un omicidio. Sarebbero stati tanti milioni di follower delusi e piangenti. Per oggi sarebbe stato un necrologio pazzesco, posso dirti la verità? In alto, acceleri, molto piano. Oh! Ok. Qua non superare mai i 40. Qua? Sì, lì. Ma che bello! La regola numero uno è non tirare mai contro le altre barche. Regola numero due è fare abbastanza soldi perché la prossima volta vai in quella. Vai, va bene Paolo, dalla bagnarola al bagnasciuga. E c'è una barca davanti. C'è una barca davanti. Ma so perché se tutte e due decidete appunto di girare dalla stessa parte. No, io sto parlando per finiti. Conto, finiti. Ok, adesso si ballerà. Panico. Perché? Perché è passata un'altra barca. Quella invece è la roccia di Arie. Questa? Sì. Ah, quella dove fa... Gian. Ok, Gian ha preso possesso. Io so che ti direi male. Spazio Valdrache! No, lo sai che c'è quel video su... YouTube che si ammazzano tutti. Possiamo ricrearlo, Paolo? Allora, una roba del genere. Ok, raga, stiamo andando all'altra parte. Adesso è il momento della traslazione. Presto! Raga, sto male. No, ho perso il controllo per un attimo. Basta che non puoi controllare. Ah!
siamo arrivati all'isola delle formiche e adesso il capitano muore. Ma guarda che meraviglia, quelle gabbiette lì sono tutte le gabbiette delle signore tartarughe, perché loro hanno una famiglia qua da mantenere. Perché tutte quante sono dritte, la mia più scorta di tutte? Perché il capitano è storto. Quindi dopo questa guida pazza spericolata penso che mi mangerò qualcosa e poi ripartiamo. Qua c'è tipo un barcarolo snacky bar. E raga, però avrei tanto voluto vedere le tartarughe vere io, ma non si vedono. Mi piace questa guida. Gli piace, gli piace. Un po' vomitosa. Adesso vomiteremo. Questo è un capitano preso su Wish, non hai ancora capito. Però il fazzoletto ce l'ho. Cos'è là, un rituale? Cosa sono quegli altarini? Iro! Ah, ma abbiamo trovato i resti della maga Circe, secondo me. Cos'è? Beh, effettivamente se ci pensi, Debbie, qua non siamo in Grecia. Sì. Iliade, Odissea. Se ci pensi, sirene, streghe, maghe, magò. Beh, se ci pensate, comunque effettivamente queste isole hanno un sacco di storia esoterica. Voglio dire a tutti quelli che diranno: ah, ma sei da multa, ti faranno la multa, che ormai sono passate 3 settimane da quando allora ho registrato sto video. Fate la multa al passato, ciao! Vedi, c'è proprio una grotta là. Sì, è vero. Là, là. Ah, c'è la grotta. Cos'è? Cos'è? Cos'è là? Cosa? Che cazzo è, raga? Sta male! Guarda là, vai. Tra l'altro adesso io vorrei provare a vedere se riusciamo ad arrivare alla grotta, quella dei conoscenti. Abbiamo scoperto, raga, che c'è una grotta che ha un alto tasso di gente uccisa, che è morta perché è annegata, perché è entrata sulla barca ed è affondata, perché vanno lì a nascondersi. Cioè, che la chiamano la grotta degli omicidi, perché è una grotta kinder. E qui sarebbe una grotta infestata, dicono che c'è una maledizione all'interno. Io non vedo l'ora. Non riesco a capire però se è qui in questo momento. Ma o è di qui o è ancora dopo. Ma questa grotta, raga. No, perché se la troviamo... Che ballamento. Che ballamento. Se la troviamo, c'è il momento di fare le colonne all'interno della, certo, della grottona. Subito mi tirate fuori gli strumentopoli. Mi immaginate se mettiamo noi le prossime vittime. Ma guarda, che meraviglia. Io vorrei limitare a capire se magari c'è qualche energia negativa, più che se la possiamo. Magari l'energia cattiva le barche. Ragazzi, siamo arrivati. È questa. Cioè, è proprio qua davanti a noi. Vi faccio vedere qui. È tutto quanto aperto. E poi c'è proprio dietro la roccia questa cava qua. Che se guardate, cioè, è normalissima, eh. Adesso Paolasso mi parte e mi fa l'indaginona. Sto facendo fare un'analisi anche sotto, raga. Se vedete qualcosa di strano. Mamma mia, che roba, raga! È questa! Sto male! C'è solo il pensiero di quanta gente è morta qua dentro. Oh Paolo, è il freddo che fa! Bravo, stavo per dirti, fa un freddo che è di doppio rispetto all'altra parte. Si congela! Mette un'ansia allucinante. Sì. Va com'è buio. La corrente ti trascina via. La corrente ti trascina via, infatti sta scappando. Davvero? C'è una croce. Ah, che cacchio dici, davvero? Vedete che sta portando gli strumenti sopra la croce. La vedete là in fondo, raga? Voglio vedere la croce, raga, perché se troviamo veramente la croce, io muoio. Tra l'altro vi sto facendo andare sotto ogni tanto, perché poi se vedete voi qualcosa di strano, io non lo vedo sott'acqua. Poi lo potete scrivere nei commenti. Quindi preparatevi, adesso vi fate un giro sott'acqua, eh. Oddio, oddio, adesso ho capito perché si muore. C'è una barca che sta arrivando qui. Aiuto! Aiuto! C'è una barca! Una barca che sta arrivando qua! Mi investono! Ah, vado in barca.